Per questo start da seguire, quindi alla prima staccata, avete visto quanto è insidiosa anche per chi avesse seguito prima il Mondiale Turismo. Scatta quindi in questo momento l'appuntamento con la Sedlone Euro Nash, Cup. Partito meglio Nash, che quindi va a Boardman, che quindi va a prendersi la prima posizione ai danni di un... e invece viene toccato Boardman, quindi viene risucchiato nelle retrovie. Vediamo Oscar Nogues e la vettura blu a righe giallo fluorescente, si riconosce immediatamente, quindi davanti a tutti dovrebbe esserci Pugio. Guardate, Matejowski mi sembra fermo. Intanto Oscar Nogues va largo, Eoin Murray non mi sembra sia stato toccato da nessuno, c'è Pugio davanti a Villanueva, poi Nogues alle prese con pedalà incredibile, quarta posizione per il pilota italiano. Boardman quinto, fuori Nogues dopo un contatto con non sappiamo chi. Quindi duro colpo per il pilota spagnolo, che credeva ancora nella possibilità di vittoria finale. Diego Puyo va a prendersi di forza la prima posizione, mentre Villanueva, che è un altro pilota che in ogni caso non è particolarmente ben messo in campionato, appena 9 punti per lui, mentre intanto quello lì dietro mi sembra sia ancora proprio proprio Tom Boardman. Matejowski, sì, effettivamente è fuori anche lui, l'abbiamo visto arrivare lungo, qua ci sono vetture che perdono pezzi sul tracciato per i contatti avvenuti. Vi ricordavo la prima curva davvero insidiosa, e questo ovviamente ha dato un po' quelle che sono le sorti della gara. Puyo intanto con Villanueva, in seguito quindi da Villanueva, dietro sui tubi di scarico, poi un po' di distacco da pedalà, Costa, Claire Weber. Che staccata Villanueva, è andato a frenare proprio sulla riga bianca, avete visto che la vettura si è scomposta, qui intanto c'è una bella lotta tra le vetture di contatto, Murray incollate, e di Team Coronel, gran battaglia tra di loro. Vediamo Freddy Barth anche inquadrato, eccolo qua Eoin Murray, che però è solamente in decima posizione con Recuenco alle sue spalle. Abbiamo visto un pezzo, mi sembra, di un paraurti Nash sul tracciato, quindi pericoloso, vedremo cosa diranno i marshal o comunque il direttore di gara. Qua è la vettura di Nash, il pilota inglese, che va a sbattere violentemente contro le barriere, e qua i pezzi che sono tra l'altro sparsi, che avete visto prima sul tracciato. Per 18esima posizione, adesso sta ovviamente arrancando il pilota spagnolo, mentre intanto c'è l'attacco a Clairet da parte di Gabor Weber. Sì, attacco concitato, guardavo i tempi, pedalà 1.38. No, scusami, era da Costa Duarte che ha superato Clairet. E qua ancora Clairet con Duarte, Weber in grande lotta, Barth dietro, si infila all'esterno, dicevo 1.37.8 per... avvicinando a Villanueva, che gira abbastanza lento, ma nel frattempo Diego Puyo ha riniziato a prendere un buon ritmo e gira sugli stessi tempi proprio di pedalà. Qui intanto altro contatto, e queste sono le lotte, questo è Michelis con Berto, Coronel, Matthew e via dicendo tutti gli altri. Eccolo qua Team Coronel inquadrato, questa è la lotta, e Recuenco, questa è la lotta per il vittore della gara di ieri, quindi cercherà di portarsi più avanti possibile in classifica. Siamo a un giro dalla metà gara, Bill Murray intanto in quadrato, ottava posizione, lotta per la nona, ottava e settima posizione, importante per quello che riguarda la classifica. Là davanti, diciamo, Puglio, Villanueva, pedala con Costa Duarte, con un gap incrementato da parte di Puglio. Là davanti in solitaria riesce a sfruttare bene la pista, e qua ancora qualche escursione fuori pista. Ben oltre sia il cordolo di contenimento che anche la striscia supplementare di cemento che si trova all'esterno del cordolo, appunto. Qui siamo in lotta per le posizioni che danno accesso alla zona punti. Gabor Weber è scatenato, lo vediamo, lui è sesto in questo momento, Barth settimo, Eoin Murray è ottavo.
ottavo, Gabor Weber che ieri avrebbe potuto forse insidiare Oscar Nogues, ma che ha avuto dei problemi che l'hanno portato fuori gara proprio nelle fasi finali. Intanto vediamo una bloccata da parte di una vettura, eccolo qua inquadrato Gabor Weber. Pedalà sta continuando a perdere però rispetto a Puyo. Si sta perdendo 1.37.9 il giro migliore da parte di Puyo dalla corsa, 1.38.4 il giro fatto segnare in precedenza. A Puyo per aver toccato Tom Boardman in partenza, quindi colpo di scena perché diventa la lotta tra Pedalà e Villanueva quella che vale la vittoria, quindi potrebbe Massimiliano Pedalà andare a cogliere una vittoria davvero molto bella. Ovviamente noi facciamo tutto il tifo per lui qua in cabina di commento. E l'attacco c'è lì, incollato i tubi di scarico di Villanueva che sembra decisamente più lento di Pedalà. 1.37.8 è stato il giro più veloce di Pedalà, 1.38.5 quello di Villanueva. E ovviamente la drive through a Puyo, e qua addirittura le curve vengono tagliate nettamente dai piloti. Questi invece per Puyo sarà molto molto importante. Qua vediamo invece Coronel che anche lui va a assaggiare l'erba di Oschersleben. Bart all'attacco intanto in questo momento per la quinta posizione, Dani Di Cleré posizione guadagnata, quindi Bart si porta avanti e questo sarà importante perché Puyo col drive thru perderà sicuramente 5 punti se la gara terminasse in questo momento. Ma intanto vediamo che Puyo non si è ancora fermata ai box, probabilmente quelli del suo team, no in realtà è battaglia per la prima posizione, quelli del suo team saranno a parlare con il direttore di gara e probabilmente gli avranno detto di andare avanti fino a che intanto attacco e rischio. C'è veramente poco da fare, ma io tornerei invece che sulla lotta tra Canuti e Berto, sulla lotta tra Villanueva e Puyo, perché i due tra Villanueva e Pedalà, perché i due sono a 3 decimi. Vediamo Pedalà che non viene toccato, questa sbandata è stata effetto dell'ingresso in curva con l'anteriore molto carico e il posteriore scarico, no anzi è stato toccato invece. E qua ancora l'attacco intanto tra Berto e eccoli qua, tra Berto e Canuti, contatto tra i due, vediamo, direi che Berto chiude la traiettoria, non è che Canuti poteva smaterializzarsi, quindi un normale incidente. Stiamo sentendo delle comunicazioni in cuffia, mentre qui intanto lotta tra Michelis e Canuti, Coronel e nono, Nogues decimo. Con ultimo giro per i due di testa, quindi le ultime carte da giocare per Pedalà, mentre Nogues, attenzione perché all'attacco Nogues è l'attacco di Michelis, di Canuti, e qua Pedalà va spostare la vettura di Villanueva. Ce la fa, quindi vai, guarda anche dietro Bart con Felix da Costa Duarte. Villanueva perde ben 2 posizioni in un colpo solo, Felix da Costa Duarte passa in seconda posizione, quindi il pilota spagnolo con un colpo di coda e grande Pedalà che riesce a mettere il muso all'interno della vettura di Villanueva, quindi prima posizione per Pedalà, davvero molto molto bravo. E si bussa ancora dietro. Siamo con la vettura numero 10, quella di Bart che va a bussare sulla vettura di Villanueva con un Costa Duarte che lo ritenevo insidioso e ci ho visto bene, stava recuperando, e qua un po' di lunghi sul finale di gara. Siamo però con Pedalà che guardate quanto ha guadagnato nei confronti di Costa Duarte. L'attacco di Cleré in questo momento, quindi fase concitata, e si toccano ancora i due piloti, quindi davvero ultimo giro incredibile.
qui è Murray con Claré, Murray ha la meglio, quindi riesce, intanto va a vincere, grande pedalà che si porta anche in zona campionato, sono 11 punti di distacco che ha rispetto a Marin Kolak che rimane il leader della classifica. Adesso vado un attimo a fare due conti su quelli che sono i punti di campionato. Pedalà, Costa, Villanueva, Barthes, Murray, Claré, Michelis.